Siamo con Raffaele Zanon di Fratelli d'Italia, Fratelli d'Italia che continua a mantenere alta l'attenzione sul caso dei due Marò. Ormai sono 2 anni che sono trattenuti in India e insomma aspettiamo tutti che le cose si smuovano. Ma direi che la dignità della nostra nazione è messa a serio repentaglio, perché la presa in giro per quanto accade nei confronti dei Marò, in particolare lo scarso impegno anche dell'India per una risoluzione immediata di questa vicenda che veramente ha del tragico, fa sì che gli italiani non siano indignati, quindi vengano a firmare la nostra petizione popolare, una petizione che chiede sostanzialmente una presa di posizione più dura da parte del governo nazionale, in particolare da Renzi, che in realtà aveva fatto promesse ma poi non le ha mantenute. Voi chiediamo che ci sia un segnale molto chiaro nel contesto internazionale e che se non verranno rimpatriati i nostri due fucilieri di marina, ci sia il ritiro da parte dell'Italia da tutte le missioni di pace a livello internazionale. Sarebbe una posizione che sicuramente potrebbe esprimere con chiarezza qual è l'attesa che tutti gli italiani hanno nei confronti di due militari, di due persone che si sono messe al servizio della nostra nazione e che attendono che sia fatta giustizia, anche perché, ripeto, i continui rinvii della giustizia indiana la dicono lunga su una vicenda che veramente grida vendetta. Ecco, esatto, una vicenda drammatica che la gente vuole sbloccare, perché vediamo qua alle tue spalle comunque che la gente continua ad arrivare, c'è una buona affluenza. Sì, direi che la gente firma convintamente, manifesta il proprio dissenso, ma firma anche le altre 3 petizioni che Fratelli d'Italia ha lanciato in questa estate senza tregua. Sono 3 petizioni, una legata al riconoscimento della famiglia naturale, quindi sul tema delle adozioni, la seconda legata in particolare alla possibilità per il cittadino di scaricare tutte le spese, quindi una lotta seria nei confronti di quella che è un'evasione che riguarda un po' tutta il nostro territorio nazionale. E l'ultima, un richiamo alle forze del centrodestra perché il centrodestra venga rifondato su basi partecipative attraverso l'utilizzo delle primarie per la scelta di tutte le candidature.